Andrea, buongiorno. Buongiorno. Allora, vogliamo sapere qualcosa di te, prego. Dunque, partiamo dalla cosa più imminente. Parto per New York, dove il 12, sabato 12, c'è il concerto alla Brooklyn Music School, che è un bellissimo teatro piccolino, molto intimo, e sarà un concerto magico che faccio con mia figlia, che canta anche lei, e io di solito sono in Florida d'inverno, quindi intorno a Natale, ma lei va a scuola, e questa è un'occasione per cantare insieme. Ma guarda, bellissimo. E allora, vogliamo intanto salutarti perché questo è il nostro contatto più evidente. Dobbiamo dire grazie anche a chi ci ha permesso questo, che è appunto la nostra carissima. Prego. Allora, dobbiamo dire un ringraziamento grosso come una casa a Cavalier Josephine Buscaglia Maietta, che è una grandissima giornalista internazionale. Lei adesso sta a New York e gestisce questa splendida radio, dove c'è questo programma Sabato Italiano, che è seguitissimo in tutti gli Stati Uniti. E quindi a Anche lei nel va il mondo, nostro anche nel grande grazie. mondo, anche nel mondo, dall'Europa fino all'Australia, Certamente, certamente. A proposito di Australia, potremmo ringraziare, visto che ci siamo, il giornale Allora di Sydney, che chiaramente Sydney è un posto dove io sono stato a cantare, pieno, pieno di italiani, tanti siciliani, tanti calabresi, persone di cuore che hanno veramente il senso dell'Italia e della patria che magari noi abbiamo un po' dimenticato. Loro ce l'hanno al 100%, e mentre ci siamo anche News di Messina, Sicilia, News Messina Sicilia, che ci sta dando ospitalità, e naturalmente la grandissima giornalista Katie Millegro, con cui io adesso sto parlando, che è una persona splendida, semplice, e con cui sembra di parlare con un'amica, ma è una giornalista internazionale che ha collaborato con le maggiori testate in America, in Italia e non solo. grazie, bontà tua. Allora, iniziamo da quello che è stata il tuo incipit nella carriera. Come è iniziato questo desiderio intanto di intraprendere la lirica? Ma dunque, io ricordo che avevo 4 anni e sentivo i dischi che avevo in casa di Beniamino Gigli, un tenore importante del passato, e da 4 anni ero seduto sulla poltrona e cercavo di imitare il suono che faceva lui. Questa è come nasce la passione, che mi ha portato a Radio Italia, con cui abbiamo fatto una splendida collaborazione, e di lì in Cina, Australia e in tanti posti. La cosa bella di cantare all'estero è che gli italiani magari adorano questa musica, ma anche le persone locali, quindi in America, gli americani, in Australia, gli australiani, sentono un qualche cosa che è il nostro bel canto, la storia e l'importanza di questa musica, che tocca i sentimenti di tutti, anche se non capiscono le parole. E questo connubio con tua figlia, spiegami questo connubio con tua figlia, questo connubio, diciamo, storico-artistico. Allora, mia figlia a un certo punto ha cominciato a Se cantare, aveva 6 anni, si chiama tua figlia? si chiama Gaia, Gaia, Gaia. ha Bene. cominciato a cantare e io l'ascoltavo, ma non ho mai detto, mai detto niente, perché bisogna lasciare che i ragazzi sviluppino i loro talenti in modo autonomo, e secondo me noi genitori dobbiamo dare la possibilità di seguire le loro passioni. Quindi, Certo. quando lei ha chiesto di prendere lezioni di canto e di piano, abbiamo trovato il maestro giusto. E quindi adesso a New York, e a proposito di New York, parliamo del giornale GIA di New York, che ci sta dando grande visibilità, cantiamo assieme un tribute a Whitney Houston e Andrea Ah, che Bocelli. Quindi meraviglia. facciamo The Prayer, Bocelli Céline Dion, e lei canta delle canzoni uniche di Whitney Houston.